Ci siamo fatti spaccare il culo. Almeno siamo vivi. Una volta a casa voglio solo rilassarmi e farmi un'insalata di cavolo. Sei proprio stramba. Danny, rapporto supporto vitale? Ci sono danni ai sistemi? Danny? Credo che Danny non stia molto bene. Già, di solito queste cose non le fa. Coso, calmati, non sto scherzando, bro! Ehi, Coso, bro! Era davvero isterico, come fosse impazzito. Era in preda ad assurdi spasmi di dolore a diversi livelli, Chris. Computer, esegui diagnosi. Diagnosi, Danny è affetto dalla febbre Zagrassis. Ups. Vabbè, è ora di un trapianto di occhi. C'è qualcosa che non va, ho come una strana sensazione, tipo di vomito. Questa missione è stata un sacco strana. Prima siamo atterrati su Zgraxis per aiutare Re Ritardonico a combattere i nani della Collina Tenebra. Non ti sembravano più dei nani della Collina Tenera? Ho notato che l'hai notato. Poi, mentre stavamo trainando il loro sole artificiale, quel drago lunare ha continuato imperterrito ad avere un momento speciale con i nostri retrorazzi. E a te è cresciuta una coda. Già, e mi è cresciuta una coda. Ciao. Se non volete il mio aiuto, porterò il mio bel visino e i miei bocconcini al maiale alla fermata del bus. Fate come se non ci fossi mai stato. Buongiorno? Quel tizio non c'era un secondo fa. Non mi fate sporcare i vostri pantaloni! Sono spazzatura! Me ne vado a morire! Stavamo parlando. Sì? Poi è apparso un uomo anziano con degli snack che diceva delle cose a caso. Esatto. E ho visto un bus proprio lì. Non so che cosa abbiamo visto. Forse è un fenomeno paranormale. Era davvero qui quell'alieno? Sì, ma i sensori indicano che era umano. E molto emotivo. Ma avete visto i suoi poteri? Ragazzi, credo che fosse un Emotion Lord. Cosa? Nessuno ha mai visto un Emotion Lord. È solo un'invenzione dei deboli per convivere con le loro debolezze. Parlate di me come se non fossi nemmeno qui. E ora che ci faccio con tutto questo olio per motori? Avete tutto l'olio per motori di cui potreste mai aver bisogno. Ah! Quel vecchio è davvero fuori di testa! Questi dati non hanno senso. Chris, credo tu fossi troppo vicino a lui, confondendo così i sensori. Allarme! Paziente in condizioni critiche, organi vitali in collasso! Diamine, lo stiamo perdendo! Computer, sterilizza la zona per intervento d'urgenza. Sì, ora la zona è sterile. Chris vuole piccioni spaziali. Cosa? Non è vero! 30 piccioni spaziali, wow! Wow! Attenzione! Rilevo forte presenza di piccioni spaziali! Cosa? No! I piccioni spaziali sono l'incubo dei chirurghi! Show! Non capisco chi è quel vecchietto! Non ci servono dei piccioni spaziali! Oh no! I piccioni spaziali sono coperti d'olio! Computer, area di contenimento e risterilizza! Non c'è più tempo! L'Emotion Lord se n'è andato? Io non lo vedo! Va bene! Bisturi laser pronto! E... rimuovo... gli occhi di Danny. Danny è morto, l'avevo detto. Ora del decesso 1600. Addio, campione. No, andiamo, vecchio. Non riesco a trovare il mio fichissimo cappello messicano della vittoria. Qualcuno lo vede? Ti prego, Danny morirà se io non... Bocca piena di anacardi. Anacardi non autorizzati. Adesso basta. Vieni fuori e affrontami, pazzoide. Yuhu. Sei stato tu, non è vero? Sono qui. C'eri tu dietro la roba strana su Zagraxis. Tu, irrazionale, irresponsabile. Marco. Paolo. Iperemotivo e super sgradevole. Non spararmi. E per colpa tua Danny morirà. Chris, calmati. Non è vero. Non sparate laser in questa direzione. Non è vero. Chris, no. No. Non posso addestrarlo. Non è pronto. Ma di che cosa stai parlando? Ero pronto a portarti sul sentiero del tuo destino. Ma sei troppo giovane, egocentrico e impaziente. Che destino? Mi vuoi addestrare? Rallenta! Basta, piccioni spaziali. Niente più coda. Oh. E il tuo caro amico Danny, guarito. Hey, sono sano come un pesce! Un giorno, Chris Kirkman, prenderai coscienza del tuo vero potere, ma non ora. Un giorno ritornerò. Aspetta, io?
Avrò dei poteri? Stai scherzando? Sì, scherzo! 500 cuccioli di cacao, ci vediamo! Questo è il più bel giorno della mia vita! Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo nuovo video di Bravest Warriors, questo nuovo episodio in cui ringraziamo un sacco Aldo Stella per aver doppiato l'Emotion Lord. Tornerà in Bravest Warriors, è stato gentilissimo, ci ha recitato a teatro per anni, è stato il mio direttore di doppiaggio. Oltretutto ha diretto con Fury e non siamo che orgogliosi di averlo di nuovo a bordo per un piccolo progetto come Bravest Warriors, piccolo grande progetto. Niente, le solite manfrine, subscribe, seguiteci su tutti quanti i social e vi dicendo, e ci vediamo molto presto con un nuovo doppiaggio e con un nuovo episodio di 3 Weeks in Japan. Tutto questo ragazzi è stato un piacere, bye bye!